Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Dunque, oggi sono qui per parlarvi dei miei prodotti preferiti per quanto riguarda il make-up del 2017. Già mi impappino e ho solo cominciato. Questo video, come da titolo, è in collaborazione con la mia dolcissima topina Carol, a cui mando un super 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 bacione. E come sempre vi trovate il link del suo canale nell'info box. Come sempre ci vogliamo un sacco di bene, collaboriamo tutti i mesi per il video dei preferiti del mese. Questa volta abbiamo slittato i preferiti di novembre per passare direttamente ai preferiti dell'anno perché ci sembrava una soluzione più opportuna e logica. Nello scegliere questi prodotti avevo un po' di paura perché pensavo di fare un video di un'ora, che pensavo che avrei preso veramente il mondo. Invece devo dire che sono stata abbastanza brava, ma anche perché devo dire che quest'anno sono stata piuttosto abitudinaria. Quindi non vi inserirò come faccio ogni anno tutti i prodotti che ormai conoscete, che sapete che utilizzo perché insomma ormai ci siamo rotti, vi farò vedere un pochettino di cose più nuove. Però anche qualcuno dei prodotti che si riconfermano, perché alla fine ho scoperto dei prodotti veramente ottimi che continuo a ricomprare quando posso. Quindi, bando alle ciance, direi di iniziare, vado per categoria, quindi cominciamo con i prodotti per la base. Allora, sicuramente preferitissimi i correttori di Wycon. Adesso ho rappresentato soltanto questo qui, che è il correttore, quello in stick, la colorazione è la 100. Però oltre a lui ovviamente il super preferito è il correttore liquido di Wycon, che però ho terminato e non ho più ricomprato per adesso. Ve ne parlo sempre, anche lui la colorazione 100, che è la più chiara in assoluto perché io appunto sono piuttosto pallidina. E ve ne parlo sempre, ve l'ho sempre consigliato, molti di voi l'hanno comprato perché è un correttore liquido fantastico, ha una consistenza secondo me perfetta perché copre, non entra nelle pieghette, dura tutto il giorno, quindi secondo me sono veramente degli ottimi prodotti. I prodotti di Wycon a me piacciono sempre tanto perché associano prezzi estremamente accessibili a prodotti con una qualità veramente valida. Altro correttore che però volevo inserire, anche se l'ho preso più recentemente perché l'ho comprato inizio dicembre, però devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Prendiamo questo video anche come i preferiti di dicembre che non ho fatto. Vi parlo di questo correttore qui, che è l'HD Studio Photogenic Concealer di NYX o NYX, come vogliate. Questo è il numero CW02. Il W penso che sia per warm, perché questo ha il sottotono un po' rosato, che è il mio sottotono più o meno, per quello che sono riuscita a capire. E lo sto usando sempre, da quando l'ho comprato devo dire che mi piace moltissimo perché anche questo, come quello di Wycon, ha una consistenza veramente molto buona, sufficientemente liquida ma non troppo perché altrimenti non copre nulla, che fa sì appunto che sia un correttore molto coprente, soprattutto questa formula HD lo rende anche molto bello alla vista, insomma è molto omogeneo sulla pelle, copre molto bene le occhiaie, dura tutto il giorno, mi piace tanto tanto. Fondotinta dell'anno, sicuramente ne ho usati anche forse un altro a inizio dell'anno scorso, probabilmente il fondotinta in gel di P2 che non avevo ancora terminato, però quello non lo inserisco perché già l'ho messo l'anno scorso. Il fondotinta di quest'anno sicuramente è questo qua, il Fresh & Fit di Essence Awake Makeup. Questo qui è la colorazione 10 Fresh Ivory, che è la colorazione più chiara, potete tranquillamente vedere quanto l'ho utilizzato, anzi si vede molto bene da questo lato qui, è qua praticamente, me lo sono mangiato. Io l'ho comprato online sul sito di Cosmetic for Less perché non lo trovavo mai nei negozi. Ho trovato uno stand particolarmente rifornito, sicuramente lo troverete. Mi piace veramente tanto, penso che sia il miglior fondotinta che Essence abbia mai sfornato da quando ho cominciato a comprare i prodotti di Essence. Perché soprattutto ha un'ottima formulazione, veramente super confortevole sul viso, non crea strati, non secca la pelle e soprattutto non fa venire i brufoletti, perché tutti i fondotinta di Essence a lungo andare mi facevano venire i brufoletti sotto pelle perché hanno degli inci abbastanza tremendi, invece questo non so che cosa abbiano aggiunto o abbiano levato dalla formulazione, non lo fa. Rimane tutto il giorno sul viso, ce l'ho indosso anche adesso, è veramente molto bello. Secondo me potete anche non mettere la cipria se avete la pelle normale secca. Io la metto perché sapete che la mia fissazione è la cipria. È veramente un ottimo fondotinta, non posso che consigliarvelo. Cipria, visto che sono fissata, ve ne faccio vedere due. Una che ho usato la prima parte in realtà dell'anno, tranne l'estate perché la cipria bianca, insomma, non aveva molto senso. È la All About Matte, la versione della cipria bianca che in realtà è trasparente in cialda pressata di Essence, perché quella famosissima è la Fix & Matte, se non sbaglio, che era quella in polvere bianca che non so se ancora producano, che era terrificante. Invece questa è veramente molto buona perché appunto fa durare tutto il giorno fondotinta, correttore, eccetera. Io non faccio mai trucco senza mettere la cipria, mai.
mai, è proprio il prodotto che non manca mai insieme al mascara, non potrei mai non mettere la cipria e quindi ci tengo veramente tantissimo, però allo stesso modo cerco ciprie valide senza dover per forza spendere tantissimo, questa costa poco perché essendo di Essence ovviamente il prezzo è quello che è, forse 4 euro, ed è veramente valida. Nonostante quella sia un'ottima cipria, la mia cipria dell'anno è questa, la Nude Magic BB Powder di L'Oreal. Questa è la colorazione, anche questa la più chiara, che in questo momento ovviamente non trovo. È una cipria che ho comprato in realtà quest'estate, però ovviamente ho cominciato ad utilizzarla adesso perché l'ho presa nella mia colorazione invernale. Ero troppo curiosa di provarla, l'ho presa dalla Gardenia o da Limoni, una delle due profumerie, forse Limoni, che c'è a Carloforte dove sono andata appunto quest'estate al mare, e era da tantissimo tempo che la volevo provare, ne ho sempre sentito parlare bene. È una cipria veramente fantastica, intanto è colorata ma non altera il colore del fototinta, perché è una cipria molto impalpabile, è molto poco pigmentata. Nonostante questo la cialda è veramente fantastica perché è sufficientemente dura e quindi non spolvera per niente. La cipria dura sul viso tutto il giorno, cioè io anche se metto soltanto la cipria senza il fondotinta sotto, magari con giusto un pochino di correttore, io la sera la strucco, ragazzi, la cipria, cioè la vedo proprio sul dischetto. È un prodotto formidabile, veramente. Questa ha un prezzo decisamente più elevato perché costa, se non sbaglio, sui 15 o 16 euro, ma li vale tutti, tutti, perché è veramente un'ottima cipria. Continuiamo con il viso, blush, terre e illuminanti. Allora, per quanto riguarda le terre, ve ne faccio vedere due, che sono quella primavera-estate e quella autunno-inverno. Quella primavera-estate è sempre la Bahama Mama di The Balm. Mi piace tantissimo perché è una colorazione perfetta, perché è sufficientemente calda, quindi per scaldare un po' l'incarnato quando arriva la bella stagione, ma non troppo da sembrare arancione sul viso molto pallido come il mio. È veramente molto bella, ovviamente con l'abbronzatura dà il meglio di sé, mi piace tantissimo. I prodotti in polvere, cioè le polveri in generale di The Balm, secondo me sono le migliori per quanto riguarda i prodotti da viso, perché hanno veramente una consistenza pazzesca, una texture formidabile, sono veramente degli ottimi prodotti, costano un pochettino ma sicuramente ne valgono la pena. Terra invece, autunno-inverno, è il blush, in realtà taupe di NYX. Guardate in che condizioni è questo poverino, l'ho veramente divorato e lo uso da un annetto, circa un annetto e mezzo, quando l'ho comprato era estate 2016. È veramente un ottimo, ottimo prodotto. Purtroppo è difficilissimo trovarlo perché appunto, siccome è così amato e così famoso, viene sempre comprato da tutti, ma quasi sicuramente lo ricomprerò una volta finito perché non posso farne a meno. È il perfetto contouring per scaldare un po', è il prodotto perfetto per fare il contouring sulla pelle chiara, secondo me, perché è perfettamente adatto alle... è il prodotto perfetto per fare contouring, per quanto mi riguarda, sulla pelle chiara, perché ovviamente è freddo, non è... perché oggi non so parlare, non sono capace. È il prodotto perfetto per fare contouring sulla pelle chiara perché è freddo e non è troppo caldo. Perché oggi no? Oggi no. È il prodotto perfetto per fare contouring sulla pelle chiara perché è freddo e non è troppo scuro. Ce l'abbiamo fatta. Brava, Mark. Per quanto riguarda i blush ne ho veramente pochi perché più che altro non ho variato particolarmente. Allora, sicuramente si riconferma sempre il mio amore per il Pomegranate di Sleek. Mi piace moltissimo perché è molto pigmentato, però ha un bel colore melograno, appunto, che è insomma, è il perfetto connubio tra un rosa e un rosso violaceo, e quindi è molto bello, molto particolare secondo me durante l'inverno come colorazione. Consigliatissimi i blush di Sleek, sono iperpigmentati. Poi il mio amore ovviamente è questo qui, il blush Expert Matte Effect di Astra numero 02, che oltre ad avere questa cialda che fa un profumo veramente buonissimo, dolce, è il perfetto colore per sempre perché va bene sempre, è un rosa antico lievemente aranciato, un po' pescato forse più che aranciato, ed è magnifico. Tra l'altro, nonostante sia opaco, dà una bellissima luminosità al viso, non so come faccia, però ve lo dico sempre. Poi ho usato molto anche questa palettina, la Love Blush di Too Faced, che contiene i blush che Too Faced ha lanciato a forma di cuoricino in versione mini, però è una perfetta palettina appunto perché ci sono tutti i colori. Il mio preferito è
questo, il primo, Love Hangover, mi piace veramente moltissimo perché appunto è molto modulabile, a me non piacciono i blush troppo aggressivi e che non sono sfumabili. Per quanto riguarda gli illuminanti, mi devo velocizzare perché la luce mi sta abbandonando, sono sempre loro due amici, il Mary Luminizer di The Balm per quando voglio proprio brillare tanto come oggi perché è super sul champagne dorato, guardate il buco che ho fatto qua, la fossa, perché mi piace veramente troppo. E il nuovo amore di quest'anno, perché questo è un acquisto di quest'anno, è il Mega Glow Highlighting Powder di Wet n Wild. Questo è nel colore Precious Petals, invece questo è leggermente più rosato come colore, anche questo ha una leggera scavatura e questo mi piace moltissimo, è diciamo meno glitteroso di quello di The Balm, questo è più satinato, quindi è un leggermente più discreto, anche se praticamente io lo metto tipo calce, cioè metto tantissimo di illuminante perché mi piace, però questo è un po' più discreto. Per quanto riguarda gli ombretti, abbiamo veramente pochissime selezioni, zero ombretti in crema, zero ombretti singoli praticamente, perché sì, ne ho usati, però non particolarmente. La palette dell'anno è sicuramente lei, la Naked It di Urban Decay, che ho bramato da quando ho visto che sarebbe uscita e sono stata in crisi per mesi, la compro o non la compro, alla fine l'ho comprata, mi piace tantissimo, il trucco che porto oggi è interamente realizzato con questa e mi piace veramente tanto 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 tanto, secondo me è una bellissima selezione di colori, tra l'altro non credo che i colori caldi vadano usati soltanto durante l'estate, secondo me possono essere utilizzati sempre. E mi piace moltissimo il contrasto che fanno questi ombretti così caldi sulla mia pelle che invece è più chiara e rosea. Vabbè, basta parlare della mia pelle però, che poi la gente si innervosisce. E palettine un pochettino più tascabili, che quindi sono anche venute in viaggio con me spesso tra Capalbio eccetera, sono questa qui di Alverde, di cui vi parlo ormai da sempre, da quando l'ho acquistata, perché sono quattro ombretti perfetti per fare tutti i trucchi più naturali. Tu ti porti questa e la matita nera, un eyeliner nero e sei pronta per fare qualunque cosa. E poi la palettina di Nabla, questa però non è una vera e propria palette da acquistare, ma l'ho composta io con gli ombretti tutti quanti abbastanza neutri, diciamo, soprattutto questi tre sono molto molto tranquilli, l'ho fatto apposta perché volevo che anche lei fosse una palettina adatta da tutti i giorni. Ovviamente il mio ombretto preferito come sempre è Entropy, che è questo, perché ha un payoff, come si dice nelle makeup artist, pazzesco, ha un effetto veramente bellissimo, iper 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 luminoso. Poi sempre per quanto riguarda gli occhi, diciamo due prodotti che si riconfermano sono l'eyeliner, il Precision Eyeliner Pen di Mulac, questa è la versione che potete acquistare sempre con questo packaging damascato, è secondo me l'eyeliner in penna migliore dell'universo perché ha la punta perfetta, perché non è né troppo morbida né troppo rigida. È molto nero, dura tutto il giorno perché io la mattina lo metto, la sera lo strucco quando lo uso, ed è soprattutto molto facile da utilizzare, che è ovviamente la prima cosa che si cerca in un eyeliner. Il mascara è sempre lui, ragazzi, io praticamente non scherzo, ho usato tipo solo lui tutto l'anno, ovviamente l'ho ricomprato e ogni volta che lo trovo negli stand o online ne prendo sempre due, perché ho sempre il terrore che finisca e che non lo producano e che vada fuori produzione e che io muoia appresso a questo mascara, perché io non posso stare senza della The Extreme di Essence, questa è perché quella rosa su di me non funziona per niente. Per le sopracciglia ho sempre utilizzato, quando mi andava di disegnarle, perché a volte lo faccio a volte no, questo che come sempre non so come si chiama, il Lock On Liner and Brow Cream di Elf nel colore Light Brown, è sostanzialmente un gel per le sopracciglia da mettere col pennellino tipo eyeliner, mi piace tantissimo perché dura tutto il giorno, la colorazione è fatta nelle sopracciglia, è facile da usare, bla bla bla. Siamo arrivate, ragazzi, al momento cruciale, ovvero i rossetti. I rossetti, allora, prodotti labbra, rossetti. Dunque, allora, intanto vi parlo delle tinte per labbra. In realtà non ho usato anche qui una grande varietà di prodotti. Ho sempre usato i miei beniamini, perché quest'anno sono stata brava, ho anche comprato poche cose. Quindi, ovviamente si riconfermano i miei amori che sono le tinte di Wycon, anzi i Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon, che io ho nel colore 06, 08, che è il sangria, che è tipo il più bello di tutti. No, anzi, prima c'è questo, lo sapete che lo uso sempre, questo nude rosato, e poi ho anche il numero 11, che è un po' più violaceo. Io vi dico che li amo, però so che da quando li hanno riformulati non sono più così validi, perché la formulazione è molto più liquidina rispetto a prima. Prima o poi mi convincerò a comprarne uno e farò una prova con voi, paragonandoli con le vecchie formulazioni, e vediamo cosa hanno combinato.
perché effettivamente erano dei prodotti veramente magici, quindi se li hanno rovinati sono dei deficienti. Poi, altra tinta che ho scoperto quest'anno sempre è questa, la Liquid Catsuit sempre di Wet n Wild, nella colorazione Give Me Mocha, e è questo bellissimo colore qui. Non so come descrivervelo, quindi guardatelo. E mi piacciono molto queste tinte, hanno un ottimo applicatore tipo a cucchiaino, piccolo, e quindi sono molto comode, insomma, perché entra perfettamente il labbro in questo applicatore. E sono un po' secche, devo dire, seccano le labbra molto di più di quelle di Wycon, però hanno dei colori veramente molto belli, soprattutto costano poco e hanno un'ottima resa sulle labbra perché sembrano un po' tipo vellutino. Quindi ve le consiglio perché secondo me sono comunque degli ottimi prodotti, basta avere un po' di accortezza, magari portarsi dietro un balsamo labbra e soprattutto la tinta per ritoccarla, perché se mangiate tende a svanire un pochettino all'interno delle labbra, ma niente di eclatante, insomma. E poi ultimo rossetto liquido è questo, il Dreamy Matte qualcosa di Nabla, questo è Grande Amore, che a me piace moltissimo perché, come potete aver capito, io mi sono fissata con i colori caldi e sono quelli che utilizzo più frequentemente. Ragazzi, la luce nella mia stanza in questo momento è terrificante perché ho la luce dalla finestra perché fuori c'è luce, ma dietro è buio perché dietro la luce non arriva, quindi io sono tipo venuta dal cielo. Comunque, rossetto liquido, questi rossetti liquidi sono stati veramente iper criticati, perché insomma si dice, alcuni dicono che sono fantastici, altri che non è vero, altri qua. A me piace intanto l'odore, perché sa di caramelline, è un odore super dolce, e poi mi piace molto la resa perché anche questi resistono veramente molto molto bene e i colori sono belli, almeno questo che ho provato io, che è l'unico, il Grande Amore. Unico Grande Amore, faceva quasi ridere. E ragazzi, attenzione, unici prodotti che sono stati degni di salire sul podio per quanto mi riguarda sono i rossetti Mulac. Perché sì, ragazzi, ho usato, praticamente ho usato o quelle tinte che vi ho fatto vedere, oppure uno di questi tre rossetti. Non ho usato nient'altro, e forse un paio di volte tipo Ruby Woody MAC, ma per il resto ve lo già avete visto le mie storie, le mie cose, ho sempre avuto qualcosa di queste cose che vi ho mostrato. Allora, primo rossetto, Rudolph, che mi piace molto utilizzare nelle giornate un po' uggiose e piovose, perché secondo me questo è il colore perfetto per le giornate uggiose e piovose, e mi piace moltissimo perché appunto è questo nude particolarmente intenso e scuro, e che è veramente iper particolare perché ha qualcosa di famiglia Adams, insomma è molto cupo come colore. Poi abbiamo Cherie, che penso sia uno dei rossetti più belli mai prodotti da tutti, perché è un colore veramente troppo particolare, non so neanche come descriverlo, dovrebbe essere un colore ciliegia, però è di più di colore ciliegia, è veramente bellissimo, e questo me l'avete visto indossare anche in qualche video, insomma è un colore che mi piace molto utilizzare quando ci sono delle belle giornate di sole, invece, perché è un colore che alla luce proprio brilla, è veramente super bellissimo. E poi ovviamente, ragazze, l'amore della mia vita, l'amore incommensurabile che io ho per questo rossetto, che è quello che sto indossando, indovinate quale sarà mai il rossetto che Marghe porta in questo video? MILF. Io ho un contratto a vita con questo rossetto, guardate quanto l'ho utilizzato, adesso ve lo paragono con Rudolph, che è quello che ho usato di meno dei tre, anche se comunque è tra i miei preferiti, così potete vedere la differenza di consumazione. E tra l'altro non so se vedete, è completamente spiaccicato, quindi io non so neanche più come fare di quell'arco di cupido, infatti faccio tutta una cosa, sembra sempre che mi sono rifatto le labbra quando lo metto, perché non ha più la punta questo rossetto per quanto l'ho utilizzato. E è un colore bellissimo, ragazzi, mi piace tantissimo, tutte le volte mi chiedete che cosa ho sulle labbra quando lo indosso, mi piace molto, poi proprio come rossetto, come formulazione è perfetto perché dura tutto il giorno, resiste anche se bevi e mangi, anche se parli 2000 ore come faccio io, è iper confortevole. E poi non so se la consistenza o la colorazione fa sembrare le labbra più carnose, e è una cosa che mi piace perché io non ho le labbra troppo fine ma neanche eccessivamente carnose, mi piace che facciano questo effetto un po' rimpolpato, ecco. E poi sta bene tutti i giorni, è il mio rossetto portafortuna per gli esami, io non faccio esami se non ho MILF sulle labbra. Nulla, fanciullini, quindi ho finito la carrellata in tempo prima che la luce fuori mi abbandoni, per fortuna. E ho fatto una carrellata un po' veloce perché appunto non volevo che la luce mi abbandonasse, però spero che abbiate capito qualcosa, ecco, dei miei prodotti preferiti. E sono tutti i prodotti che più o meno avete visto, perché alla fine io uso sempre più o meno le stesse cose, e alla fine
fine, secondo me, in questi video si fa sempre un po' una cernita dei prodotti che usi di più nell'ultima parte dell'anno, tipo da settembre a dicembre, perché chi se lo ricorda che cosa ho usato a giugno. Detto questo, come sempre, il canale di Carol è nell'info box, il mio canale è questo, se non siete iscritti, se volete aggiungervi a questa family imperdibile lo potete fare, lasciatemi un like se vi piacciono i miei sproloqui da deficiente. E niente amici, io torno a studiare, che sono gli esami veramente non li faccio, anche se ho milf sulle labbra. Vi mando un bacio super 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 gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Perché devo fare così? Non si sa.